Ore 11.20 circa, due uomini col volto coperto, armati di Kalashnikov e giubbotti antiproiettile, fanno irruzione nel locale di Charlie Hebdo, nell'undicesimo arrondissement, in pieno centro di Parigi, dopo aver ucciso uno dei due guardiani all'entrata dell'edificio. 10 tra giornalisti e disegnatori del giornale sono freddati durante la riunione di redazione. I criminali agiscono senza esitazione, uccidono con un colpo a bruciapelo un agente di polizia durante la fuga lungo il boulevard e Charles Lenoir, la 12ª vittima. Poi, nel 19° arrondissement, abbandonano la Citroën usata durante l'attacco, rubano una Twingo prima di dileguarsi verso la Porte de Pantin nel nord-est della capitale. Le persone ferite nell'attentato di ieri sono 11, 4 di queste sono rimaste in prognosi riservata per tutta la giornata, ora sarebbero fuori pericolo.